fare un ringraziamento subito, con grande piacere. Voglio, non devo, voglio ringraziare Antonietta, una bimba di 83 anni che più o meno allora, per favore, allora è di Veglie, in provincia di Lecce, la salutiamo. Mi pare che anche la nostra pantera del Marocco fosse Zeruala, fosse di Veglie, giù di lì. Ti vedo tutte le sere, mi dice l'Antonietta, e vedo che ti piacciono le bolle di sapone, e mi ha regalato questo bellissimo marchingegno gigante. Aspetta, aspetta Antonietta, devo arrivare. Antonietta, grazie! Dice, spero di piacerti di merda, Marcello! Grazie, bella da casa! Allora, adesso di Leggiadria in Leggiadria va via una bolla di sapone. Abbiamo salutato e ringraziato la bambina Antonietta. Ne accogliamo un'altra di bambina rocchettona e tesissima, perché stasera gioca Fina Lonati a Lombardia. Buonasera, maestro Nigro. E buonasera, Fina. Fina, io già giro. Voilà la tua X, ecco qui, questa è la tua scelta. Porto via il marmozzo. Intanto vi dico che Vina gioca per la Lombardia, perché praticamente vive lì da sempre. Da sempre, sì. Però è nata, tecnicamente è nata in India, a Madras. Sì. Ben arrivata da dovunque tu sia, arrivata. India, Brescia, Lombardia. Buonasera Natalia Pocater. Buonasera Flavio. Musica tipica, salutiamo gli amici di Brescia. Buonasera Mauro Vegegari della Biconsu, il professor Mattiaci. Salutiamo gli amici di Brescia, in tuo onore, eh? Coro bresciano, adò, ciao. Pensate che il suo nome, ce l'ha raccontato lei, vuol dire... Il nome dell'arpa indiana. Fina, se voi andate in India, come mi ha detto lei, entrate in un negozio di articoli musicali e dite Vina, vi danno lo strumento tipico del posto, l'arpa. Che è questo, lo possiamo vedere se ce l'abbiamo caricato nei nostri fantastici video del reparto immagini di affari tuoi. Perfetto. È quella, ci abbiamo azzeccato! Però noi... Sì, è vero! Mi piace molto avere te, Fina, viva, in canalosa. Fina, mi riprendo la chitarra, il maestro Nigro intanto ci delizia da par su col pianoforte, allora dobbiamo cominciare, dopo i giochi proibiti che suonate, speriamo che questo non ti sia proibito di gioco, quello da fare tu, quello importante stasera, Fina, tre pacchi per te per vincere subito 5.000 euro con i pacchitos, in bocca al lupo, buon viaggio, buona fortuna, sotto a chi tocca? 2 Piemonte, Colette. Buonasera Colette, la bella ragazza di Lione. Colette, era meglio che gnava, facevi aprire. Numero di fatica, questo, forza da 100.000. Maestro. Niente giochi proibiti. No, aspetti, ma proprio una roba, proprio cambiamo mood, proprio sì. Subito colore. Bam, 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 bam. 5 Valle d'Aosta. Buonasera, Fina, speriamo ci porti belle notizie, Alessandra da Châtillon, 5.000, scendiamo, adesso troviamo i paghino se li vinciamo noi, i 5.000 euro. 14 Campania, Maria Grazia. Buonasera Maria Grazia, Capodosta. Pazienza, 100.000, 500.000, in tre tiri 500,
Ha fatto 600, un bel botto. 605.000 euro. In un colpo solo. Eh no, calma, aspetta. Guarda, per un attimo, tu sei da sempre, insomma, vivi a Brescia, sei sì. bresciana. Io però faccio un po' attento un'atmosfera a te più cara. Corriamo! Corriamo! Ai ripari! O sbrighi tu o io come vuoi. Posso? Prego! Buonasera maestro Proietti! Bruno Le Marche! Le Marche, buonasera! Buonasera! Buonasera Marcello! Buongiorno messi di casa scrive su internet! Mamma mia, che inizio complicato, aspetta, no, tienimi un po', assistente, tieni, tienilo così, non lo rovinare. 4 Trentino Alto Adige. Allora vengo lì, gemelli. Buonasera, buonasera, piano, 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 buonasera, buonasera, prego, prego, venite, venite, tutti e due, tutti e due. Grazie, grazie, aspetta quando è pronta Vina, guarda i Righeira qua, chi ti abbiamo portato, Ale Johnson. Prego. Che si mangia la zita, che si mangia la Provia. Zita, che si Provia. Mangia la Provia. Zita la prima sera. Pro. Ma tu morivavi, sottavi, 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 un altro assistente, tenga, non rompa la lampada di Aladino. Sono manufatti della dottoressa, vedo. Amici da casa, indistruttibile, guardate un pesce di mogano, la dottoressa però vuole sapere, ti regalerà 1000 euro se tu, la regione Lazio, sì. Mai venuto a Roma, vacanze, qualcosa? No. Dovresti cercare di individuarmi in 30 secondi, io te li dico prima, poi partiamo a raffico con i 30 sì. secondi, almeno individuare la zona, cos'è un primo, un secondo, una frutta, una verdura, la gricia, i cimaroni e le callaroste, la gricia, la gricia, la pasta, la pasta, vabbè, la pasta, l'antenata della matriciana, vabbè, due, cimaroni, le verdure, sì, che tipo di verdura, se vanno a nome le, di cimaroni, le verdure, ma che ti piace quello che pare proprio un... pesce, ma che pesce, la carne, no, è una verdura, ma dici quello pare proprio un finocchio, una rapa. No, non è il finocchio, un coso, un uomo moscio, un uomo triste, un... Ah, vabbè. La cipolla. No, non è la cipolla, le callaroste d'inverno. Le castagne. Le castagne, allora le cimaroni sono... C'hai tu a me davanti, il carciofo, i cimaroni, il carciofo, il carciofo. L'ho detto, un uomo un po' così, poco interessante. Lo sapevano le signore? Tutto al mercato, la mattina, poi la sera da affari tuoi, abbiamo sfiorato di vincere questi 1000 euro. Adesso Vina, però, ci dobbiamo riprendere, dobbiamo fare meglio. Ti assicuro che ci sono dei pacchi blu chiusi nelle scatole. Non ci sono solo i rosa. Sei Puglia, Monia. Allora, buonasera Monia, la filosofa. Buonasera Monia. 100 euro! Professor Magliacic, mi dice una cosa che tanto peggio di così pure se parla, non Flavio, può andare. Beh, sì, peggio sicuramente si poteva aprire i primi sei nell'ordine. Che allegria, professor Magliacic. Per fortuna certo. Non ci è accaduto. Comunque in questa partita possiamo ancora vedere che la probabilità di aprire adesso, nelle prossime tre chiamate, due o tre blu è sicuramente maggiore di quella di una partita normale. Sì. In particolare questa probabilità in questo momento è circa il 70%, data questo valore qui. 14 su 3 fratto 11 su 3. Un piacere, un piacere, un piacere, certo. E quindi e siamo. E quindi la concorrente può tranquillamente recuperare. Capito, Vina? Speriamo. Vina. Anche.
anche se la battuta viene facile, Vina, in questo momento non siamo proprio in vena, non è proprio che sei in vena, però possiamo rifarci, se lo dice il professor Matijašić, ci puoi credere. Speriamo. E noi andiamo ad accogliere col nostro affetto più sincero e la dottoressa, 1, 2, 3! Però, perché lei, quando è invidiosa del talento dei concorrenti e delle concorrenti, lei gufa ancora di più. Allora io cerco di addolcirla subito. Dottoressa, non mi dica che non si intenerisce. Guardi Arianna, la piccola Arianna di 8 anni. Allora, senta soprattutto anche la lettera. Ho disegnato questo disegno a Genova e poi io vado a scuola in quarta elementare. Ti mando un saluto a te, Flavia, la dottoressa. Ma non so come si chiama. Arianna si chiama quella brutta. Quella brutta, cattiva, scherzo. E poi dice sotto c'è Pachito e Pachita, lui tira, lei in equilibrio, beccate questo. Grazie Arianna, grazie anche da parte della dottoressa che si chiama, non lo posso dire, quella lì. Non è già incantata dalla bellissima Vina, dalla nostra arpa indiana? Ma visto che viso, che occhi, che sguardo, che classe, che tocco sulle corde della chitarra. Maestro, mi serve veramente una cosa di classe, non quando scherziamo e facciamo i clown, ma mi serve proprio una cosa elegante all'altezza. Vina, ci vorrebbe uno bravissimo, molto più bravo di me, per farti la domanda, e forse non lo è nemmeno. È una curiosità grande, sentimentale, di emozioni. Se uno provasse a chiederti, dice, ma tu riusciresti a noi... che siamo di qua, in Italia, come dire, anche abbastanza fortunati fin dalla nascita, riusciresti a raccontare, non so, i colori delle emozioni, che sentimenti si provano ad essere a un certo momento della propria vita, piccolissimi, a 5-6 anni portati? Sì, nel mezzo sono arrivati in Italia, sì. E quindi cambiare vita, tutto. Ho cambiato in meglio, però ho sradicato in effetti la mia persona, il mio modo di vivere proprio, perché... io non ho conosciuto i miei genitori, sono stata trovata in un centro di suore che mi hanno... con le suore, sì, in sostanza sarebbe tipo un istituto, sì. E mi hanno allevata fino all'età di 3 anni. Sì. Dopo, quando avevo 3 anni, ho avuto la famiglia italiana che mi... perché ufficialmente per l'Italia ero pronta per venire in Italia figlia adottata, solo che poi per burocrazia italiana purtroppo ci sono impiegati 3 anni e mezzo e sono arrivata all'età di 6 anni e mezzo in Italia. Però nell'arco di 3 anni ho condotto una vita comunque più fortunata degli altri miei compagni, fratelli, che per me erano fratelli. Vivevo nella semplicità, però ero comunque felice. E alla base di tutto ci sta sempre l'amore. Ecco. Dottoressa, alla base c'è sempre l'amore. Vabbè, quando ci ricapita, il primo ricordo, sì, di una cosa, il primo ricordo sensoriale, un profumo, un odore, un gusto, un cibo, un colore, quello il colore che ho preferito è il giallo, perché è stato il primo colore che ho usato nel gioco delle bocce al mare ed è stato il colore il primo che ho detto. Ho detto il pallino è giallo e allora mi è rimasto impresso il giallo. Poi rispecchia, mi hanno detto sempre, anche il mio carattere che è estroverso, solare, ecco, quindi è luminoso. Dopo io all'età di 18-19 anni ho perso mio papà, per cui un'altra caduta, io sono figlia unica, però ho detto vabbè, pazienza, riprendiamoci, e a 19 anni ho conosciuto mio marito, che si chiama? Paolo. E ho fatto un anno di fidanzamento e a 21 anni mi sono sposata, ecco. E avete 2 figli? A 23 anni la prima figlia di nome Giulia e a 25 Francesco. Fine. Facciamo tornare sul sorriso, sul meraviglioso volto di Vina. Al pacco 18, sì. E allora, dice la dottoressa, cominciamo con 18.000 euro di offerta o 3 tiri se vorrai continuare. Rifiuto e vado avanti. Abbiamo rifiutato. E allora? 10 lazzi.
Lazio, Isidoro. 10 Lazio, buonasera, Isidoro. Buonasera. Il nostro nonno Baffone, Isidoro da Pomezia. €30.000 Pina. Come d'aiuto? Ferite cavallo a raffica, uno tu, ecco, va bene, aspetta che arrivo con i rinforzi. Voi preparatevi. Non è che possiamo farci sfilare la partita così dalle mani. Grazie. Intanto uno di qua, tu pensa ai numeri da chiamare. Mi si alza il volontario, grazie. Poi un altro volontario un po' più robusto, perfetto. Non fate finta di non sapere che vi tocca, che fate alzare le signorine. E poi mi serve un super muscolosissimo. Grazie Semola. Due maschi, grazie, due volontari, voi già ci avete questo, altri due, forza. 15 Molise, Maria Giovanna. 15 Molise, tutti i ferri schierati in campo. Buonasera dottoressa, ci aiuta un centesimo, bravi ferristi. I 7 Liguria, Monica. 7 Liguria, buonasera Monica, la ragazza con la valigia, speriamo che nella valigia ci sia poco. C'è la X, vediamo quanto dobbiamo salutare. Diciamo, fate manco voi che i fermi. €110.000. Dottoressa, adesso sorpresa per tirare un po' su Vina, che non riesce a trovare il bandolo della matassa della partita. Sorpresa per te. Ciao Vina. Ciao. Volevamo cantarti una canzone, ma... Non eri capace? Sì, no, non riusciamo a portare la chitarra, perché se non ci sei tu non... Tutto sotto controllo, Vina, non ti preoccupare. Sì, la casa è a fuoco. Giulia mangia, Francesco non studia. Io cerco di fare il possibile. Ma non lo vuoi. Il cagnolino purtroppo di notte abbaia, bisogna anche là. Stewie non mangia, non è vero, mangia. E soprattutto, Vina, sentiamo la tua mancanza, sei il nostro tesoro. Allora, Giulia, va bene, poi... Paolo. Poi? Paolo, mio marito. È il marito. Francesco. E Francesco che non studia, perché non studia? Prego. Perché è un po' nell'età un po' della stupidera, come diciamo noi. Della stupidera. Ecco. Che classe fa? Fa la, di nuovo la prima superiore. Fa la prima superiore, dottoressa? Sì. No, non volevamo farla piangere, era una sorpresa per stemperare, però non ci riusciamo. L'incontro con l'anima gemella sull'aereo tra le nuvole. Sì, raccontare, sì. Grazie. Io ero universitaria, mio marito faceva un viaggio per la seconda volta, sempre nello stesso posto, sempre dello stesso anno. Sì. E siamo partiti in una trentina, siamo atterrati a Praga e là dopo ci siamo conosciuti così, come amici, e abbiamo fatto il viaggio di ritorno dopo 4 giorni insieme già sull'aereo. Sì. Abbiamo approfondito la nostra amicizia, certo. Però io avevo 18 anni e lui 28 anni. Ah, bello. E così su due piedi mi sembrava un po' troppo la differenza. 10 anni in mezzo. Sì, sì. E allora ho detto, per onestà non posso dirgli o prenderlo in giro. Allora ho detto stiamo amici. Stiamo amici, che è una formula sempre che a noi maschi ci piace, stiamo amici proprio. Invece, non l'ho più frequentato per un 5-6 mesi. Sì. Dopo giugno del 95, sì, mi è arrivato, imbucando nella cassetta della posta, una cassetta. Maestro, cassetta nella buca. Aspetti, sospende il tempo. Però perderemo Pragherò. Richiamate l'arpista. Allora, sentiamo cosa c'era nell'audiocassetta. È una musica di Eric Clapton. Claudio Villa, no, è Eric Clapton. Sì, di Eric Clapton. Quali? Non mi ricordo più il titolo. Faccio un Eric Clapton, tanto ne sa una di ognuno. Faccio. Pubblico. Ecco. Più o meno, potrebbe essere. Va benissimo. Va benissimo. E allora è stato motivo di riaggancio della nostra amicizia. Certo. E da lì in poi abbiamo fatto un anno di fidanzamento subito, sì, e dopo mi sono sposata. E sono 18 anni di matrimonio, belli. 18 anni di matrimonio? Sì, belli. Brava, belli. Brava! Proprio belli. Le nostre qua, Salutiamo!
Simeone, nessuno ce l'ha così belle, guarda là. Proprio belli. Ce l'abbiamo solo noi, Proprio belli. Però sempre 10 anni di più, c'ha? Sì. Vabbè, però... anni, però adesso non li sento più. Adesso ha fermato il tempo, Vina, ha fermato l'età sua e di Francesco. E di Paolo. E di Paolo, Francesco è... E il figlio, il secondo figlio. Figlio. Con i capelli però belli. Sì. Sì. Lei guarda, è veramente vigliacca, lei è una donna vigliacca, profondamente vigliacca. Allora, la dottoressa si insinua nei tuoi racconti sì. d'amore, voi resistete coi ferri perché adesso vengo a sacrificarmi anch'io, non crediate che mi lasci solo. Ha detto, beh, se Vina non ha avuto difficoltà a ripensare, a cambiare idea sul marito che le sembrava all'inizio vetusto, ma poi l'ha trovato coevo, sul pacco cosa potrà pensare? Questo 18 lo vogliamo tenere o lo vogliamo cambiare? Giuseppe dalla Sicilia. Buonasera a tutti, sono Giuseppe Bannò, vengo da San Giorgio, comune di Assolo, provincia di Enna. Ben arrivato, ben arrivato. C'è Giuseppe dalla Sicilia, la Sardegna, il nostro fantastico pasticcione, Rossella e Brigida da Pignola col 17. Tra questi c'è un pacco migliore del tuo o i 250.000 euro li hai tu? Oppure la dottoressa ti sta dando una chance? Rifiuto e vado avanti. Rifiuto e vado avanti. Rifiuti? Sì, per ora ci teniamo in 18? Per ora. Vediamo un po'. Vediamo. Mi sacrifico anch'io con voi, con grande piacere. Vina, siamo tutti qua. Per te, pensaci con calma, poi piani. 11 Emilia Romagna, Fabio. Buonasera. Buonasera, Fabio. La Tavagna! Siamo uniti! I ferri di cavallo! 12 La Toscana, Serena! Serena buonasera. La Vittoretta! Ah. No! Venite più vicini, serratevi a corte! Forza, vicini a Vina! Venite, cingiamola! 9 Gada Abruzzo! L'Abruzzo, la Furiosa! State qua, dottoressa, c'ho i boys, ha visto? C'ho la... guarda, è bellissima. C'ho Diana Ross, con le Pointer Sisters dietro e il cappellaio matto. E stiamo cercando di tutto per aiutare Vina, che proprio non è in Vina. Allora... stavo calcolando a mente, maestro, mi fa un celentano? Quella nana nina nana nana nina 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 nana nina 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 nana. Bravo, lì dietro, uno dei ferristi si è svegliato dal coma vigile, il young boy da dietro, il vicino all'old boy, ha detto 24.000 baci, la dottoressa offre 24.000 euro. Per quanti tiri? Sempre tre. Purtroppo avrei voluto portarti notizie più belle, tipo 2-1. Sentite la musica. Non è detto che lo faccia sempre. Non l'ha fatto, l'ha fatto dopo. Piano piano espandiamo il morbo sulle sedie. Saltellare sulla sedia, su. Tra. Quelli vivi, sulle sedie, quelli vivi. Tra. Brave! C'era la musica. Anche il pro del Gino. Rifiuto e vado avanti. Rifiutiamo? Sì. Rifiutiamo, maestro, rimaniamo qua, visto mai. 3 Calabria, Rossella. Buonasera. Folletta, a tutti. Siamo nelle tue mani. Folletta.
voi, mettiti il cappello. Tu, che guardi dietro? C'hai te? Mettitelo te. Vieni, su, vieni. Forza, vieni pure tu. Vieni. Vai. Poi, aspetta, due ragazzette sveglie, bene, benissimo, forza. C'ho tutto il set delle lampade di Aladino. Vai di là. Aladino medio, Aladino mignon, Aladino gigante, grazie. Bellissimo, si chiama la Melevisione, eccoli qua. Ferrini e Aladini, speriamo che portino bene. 20 Sardegna, Franco. 20 Sardegna e pasticcione. Sì. Franco, ti prego! 50 euro! Bravi! Aspetta a chiamare. Tu che sei? Sciopero? Dai, vieni. Calza. Vai. La nipote di Mago Merlino. Vai, vai. Su, calzalo, bella di casa. Su. Che capoccia c'è? Un mappamondo, dai. Mentre a me. Mentalmente, buono sta a te. Quanti pensieri c'hai nella testa? Dai, sei bellissimo anche così. Dai. Guarda. 16 Umbria Veronica. La musa, Umbra, la nostra veterana. Isidore, grazie, è troppo gentile. Non lo so, un sortileggio cinese, non lo so, orientale, un sortileggio di una fiaba che non ci vuole festeggiare, non ci vuole vedere festeggianti, felici, prego, apri. Sentiamo la dottoressa, voi non mi mollate, Ferrini, Aladini, portatori di lampade. Ha visto che rappresentanti che c'ho, lo so. Non ancora, ci sono i 250.000 euro. Allora, vado a dirti solo che un tiro se vuoi giocare, Vina, ho 24.000 euro se ci vogliamo salutare. Devo anche dirti, mi corre l'obbligo così da conduttore raffazzonato, anche perché guarda qua come stiamo combinando, però siamo dentro i 15 pacchi, c'è ancora un pacco rosso e che rosso, ma in questo momento tu sei ancora per un tiro tra le tante decisioni che puoi valutare, non che devi prendere, che puoi valutare, c'è anche quella di giocare per la Iella. Rifiuto e vado avanti. Accidenti, il coraggio! Allora, Vina, un tiro classico? Cioè stiamo giocando ad affari tuoi classico? Niente inversioni? Cioè andiamo a cercare un blu? Gioco normale. Quindi giochiamo normalmente 17, 8, 19, 13... 19 Friuli Venezia Giulia Roberta. Tiro decisivo. Buonasera Roberta, perché qua purtroppo prego, purtroppo va dottoressa, ancora non ci salutiamo. Vina coraggiosissima, bravi, oh, concorrenti, ragazzi, vi farete, veramente, corpo di ballo pronto ad esibirvi in serate anche di piazza, dottoressa, bravissimi, vado a chiedere, potrebbe essere per te una soluzione niente definitivo nella vita, però la dottoressa ti interroga, potrebbe essere una soluzione a te gradita, un tiro, oppure salutarci con 30.000 euro? Thank you.
Elena, tu hai rifiutato 30.000 euro dopo averne rifiutati 24.000 per due volte. È un tiro soltanto. 17 Basilicata, Brigida. Aspetta, stacca senza aprire. Siccome ti ricordo ormai ogni tiro potrebbe essere quello dove poi siamo costretti a salutarci, sì, in maniera simpatica, ma insomma, ballando tra 250 euro di Pachitos, qualche euro del minestrone e qualche euro di bussola. Quindi è giusto che tu, quando ti senti pronta, dica a Brigida di aprire. Se vuoi andare tu, vai tu, se poi vado io, se poi andiamo insieme, eh? Puoi aprire. Lo so che la soluzione lei aveva provato a darla, io speravo che i 250.000 euro fossero nel 18 divina, quant'è adesso? 'Vina, abbiamo coccolato, accarezzato sogni, poi ci si è sgretolato tutto intorno nonostante anche l'aiuto del nostro meraviglioso pubblico. Bussola, che è il cibo tipico del bresciano, il minestrone, avevamo voluto mettere anche un tuo ricordo di infanzia, da bambina, sì, penso che lo preparava nonna Rosita. La mia nonna Rosita, speravamo fosse di buon augurio, insomma, scegliendo questi tre pacchi blu, l'offerta della dottoressa è 100 euro. Rifiuto e vado avanti. Allora, l'obiettivo della serata in questo momento sono i Pachitos che valgono 250 euro, dovremmo difendere quelli, lo so che... Lo so, ci compriamo qualche libro per tuo figlio. Che magari migliora a scuola. Sì, magari migliora a scuola. Magari migliora a scuola. 13 Veneto, Beatrice. 13 Veneto, Beatrice, buonasera Beatrice. Guarda, se noi ridisegniamo il gioco dove il senso del gioco diventa levare tutti i soldi nel miglior tempo possibile, ti chiamiamo come prima concorrente, sicuramente farai il record. Sì. Allora, già ero imbarazzato prima a offrirti 100 euro in questa cena, per carità, che sarebbe allegra con te a casa tua, a Brescia, bussola, minestrone, i tuoi bambini, ragazzi, tuo marito, chiacchiera tu che suoni, sarebbe bellissima. Purtroppo è una cena che diventa piuttosto triste, grigia, perché tra bussola e minestrone la dottoressa è costretta a offrire 10 euro. Rifiuto. E Giuseppe stacca senza aprire, abbiamo scoperto che non sempre il nuovo arrivato porta soldi. Vina, ci dobbiamo salutare, lo so, serata tristissima. La tua presenza ci dà l'opportunità di dire una cosa magari a qualcuno meno attento, magari più distratto. Questo è un gioco, è un posto, è uno spazio, sì televisivo, ma che si pregia, si onora di dare veramente la possibilità a tutti, da dovunque essi vengano. E tu che sicuramente per noi sei italiana, sei di Brescia, bresciana, comunque nata in India, allora per qualcuno magari meno attento vi diciamo che lo stesso spazio, lo stesso rispetto lo abbiamo per chi magari adesso soffre ed è italiano in India, non può tornare, per le loro famiglie che aspettano e sperano, ma vi ricordiamo che questo sarà sempre spazio di grande libertà, onestà, correttezza, rispetto dei valori. E avremmo voluto dire questo in una cornice più lieta dal punto di vista economico, ma purtroppo la serata finisce con una mestolata de bussola e il minestrone sta de là.
grazie a te Vina per come sei stata con noi. Affari tuoi non è stato altrettanto generoso con te. Se Dio vuole noi torniamo domani sera, grazie. Va ora in onda, che Dio ci aiuti, con Elena Soffierici, Riccardo Polizzi, Carbonelli e Valeria Fabrizi, regia di Francesco Vicario. Buona visione! E basta!